presentiamo oggi il libro di Vincenzo Laurendi, il settimo libro di Vincenzo Laurendi, di Enzo Laurendi così come lo chiamiamo noi. E intanto lo saluto e lo ringrazio per la sua presenza qui, buonasera. Buonasera, grazie a voi che come sempre mi accogliete in questi locali per fare questa ennesima presentazione. Assolutamente virtuale. Sì, Enzo, anche perché in tempi di coronavirus abbiamo già presentato i libri in questo modo, ci è piaciuto, devo dire, perché tutto sommato va bene anche così. E allora stasera parliamo di quest'altro libro, di questa tua settima fatica, La fioritura dei tulipani. Enzo Laurendi ormai lo conoscete tutti, è scrittore, blogger, fotografo, insomma fa tantissime cose, è un insegnante e si cimenta così sia nella fotografia che nei libri, libri che sono la sua grande passione, e devo dire che il Covid ti ha anche aiutato in questo. Sì, indirettamente mi ha aiutato, perché questo libro praticamente nasce dalla quarantena e da un periodo abbastanza brutto della quarantena, perché in quel periodo c'è stato l'annuncio ufficiale degli organizzatori dell'Etna Comics, che giustamente hanno rimandato l'evento. Era un evento a cui io tenevo tantissimo, perché poi vabbè, una cosa è logico che è l'evento che organizzi una settimana prima e aspetti per una settimana 10 giorni, e invece una cosa è uno che ne aspetti da 365 giorni, quindi un pochino mi è sembrata la vittoria del coronavirus, e da questo è nato questo libro. Senti Enzo, abbiamo aperto con un video. Sì, il video che ho fatto io 2 anni fa ad Amsterdam, proprio in questo periodo, perché dal 13 al 18 di giugno io sono andato in questa città meravigliosa che mi è rimasta veramente nel cuore e che spero di poter andare a visitare di nuovo. Ecco, come nasce questo libro, Enzo? Questo libro, come dicevo, nasce da questa, diciamo, mini depressione della quarantena. È stata una reazione istintiva ma anche ponderata allo stesso tempo. Senti Enzo, La fioritura dei tulipani, perché questo titolo e poi questa copertina veramente coloratissima, con alcune foto pure nel retro, foto naturalmente che hai fatto tu. Sì, sono foto mie. E La fioritura dei tulipani perché? Perché la fioritura dei tulipani è l'appuntamento che si davano meglio la protagonista, la coprotagonista, che è una pneumologa albanese, di origine albanese anzi, e sua nonna, che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa. Ecco, quali messaggi vuole lanciare? Vabbè, Amsterdam è una bellissima cittadina, qualcuno dice che è la città dei giovani, la città del divertimento, però ci sono anche tante cose belle, cose belle da vedere, quindi è consigliata a tutti. Ma qual è il messaggio che vuoi lanciare attraverso questo libro e soprattutto La fioritura, ecco, dei tulipani? Beh, di messaggi in questo libro ce ne sono veramente tanti. In primis c'è questa, diciamo, richiesta di, soprattutto per noi uomini, perché io faccio sempre la distinzione tra uomini e maschi, e per noi uomini, per esprimere dei sentimenti, sembra quasi che dobbiamo chiedere il permesso, perché se no siamo, come dicono i giovani d'oggi, siamo cringe, ovvero siamo imbarazzanti, che sembra che ormai qualsiasi cosa è diventata cringe, basta che sia legata ad un sentimento. Poi l'altro messaggio, appunto, il non arrendersi riguardo questa situazione, perché sì, siamo usciti dalla quarantena, ma ancora non è finita e non sarà finita finché non avranno trovato una cura per questo virus, che se non mi sbaglio sia 10 volte più contagioso delle influenze normali e per questo molto più pericoloso, a parte che praticamente si attacca in particolare ai soggetti con debilitazioni pregresse, come ad esempio soprattutto polmonari, quindi uccide con molta facilità rispetto all'influenza normale. Poi c'è il messaggio un apprezzamento verso i medici, che stanno facendo un lavoro egregio, tra cui anche mio fratello, che io ho sempre paura per lui ogni giorno, perché in ospedale, in prima linea a lottare, anche lui mi dice, ammalarsi da medico fa parte del gioco, però non so se io posso accettare questa regola. Senti Enzo, stiamo vedendo delle immagini, mentre tu parlavi scorrevano alcune immagini di questa bellissima città che è Amsterdam. Ecco, a quale in particolare zona, piazza o quartiere sei particolarmente legato?
Ah beh, sicuramente sono molto legato alla Damrak, ovvero la via che va da Piazza Dam, la piazza principale, centrale della città, fino alla stazione. A parte che lì si trova veramente di tutto dal punto di vista sia umano che proprio di vari acquisti, perché si trova il locale dove fanno le patatine fritte, come si trova il locale dove vendono le jelly beans, le caramelline gommose, oppure quello dove vendono il formaggio. Io sono appassionatissimo di formaggio, quindi immagina, per me è una specie di paradiso, e l'ho trovato sia formato quello più duro, nella formina quella classica, che in quello liquido che ci metti, magari prendi dei grissini o dei crackers, veramente ti Senti, Enzo, a diverti un proposito sacco. di essere appassionato, sei anche un appassionato di libri, sia per quanto riguarda la lettura, sei un divoratore di libri da questo punto di vista, ma anche la scrittura. Voglio dire, questa è la settima fatica, non è passato molto tempo che abbiamo presentato il tuo sesto lavoro. Ecco, quando scrivi, insomma, un fiume in piena sei. Sì, infatti io proprio definisco il mio modo di scrivere ispirazione fiume, perché mi vengono tantissime idee tutte contemporaneamente. Per questo io scrivo in maniera molto veloce, perché ho paura di dimenticarmi. Proprio stamattina io ho letto un libro e mezzo, uno era un fumetto che era dedicato agli ultimi giorni di Marco Pantani, di Marco Rizzo e Lelio Buonaccorso, che si sono ispirati al famoso libro del giornalista francese Philippe Brunel. E poi ho letto metà libro del grande Davide De Zan, che parlava dei grandi del ciclismo, come finora ho visto Cipollini, Adorni e Claudio Chiappucci, con la mitica esperienza del Sestriere. E alla lettura di questa impresa, che io avevo 10 anni, però qualcosina me la ricordo, poi rileggendola è logico che capisci di più a questa età, e capisci anche il volume dell'impresa che ha fatto il chiappa, come lo chiamava, il diavolo anzi. Anche perché quello della lettura è una tua grande passione, insomma, hai cominciato veramente da piccolissimo. Sì, se pensi, il mio primo libro è stato Patologia Medica, il libro universitario di mio padre, quindi, impolverato da una decina d'anni, io l'ho praticamente rispolverato. Senti Enzo, questo libro naturalmente segue anche i canali che ormai ultimamente stai seguendo anche tu, lo si può trovare dove? Questo libro si può trovare sia da me, Brevi Manu, quindi, Ti sia su contattano, Amazon. insomma, ti contattano in qualche modo. Sì, esatto, come fanno in tanti, perché Sì. Alcuni le richieste ci sono. aspettano, insomma, i tuoi libri, qualcuno Sì, ti tanti mi sollecita. sfidano proprio. E poi si può trovare su Amazon sia in formato digitale che cartaceo. L'ho voluto adattarlo anche digitale, nonostante sia un formato che io non apprezzo. A me piace veramente poter sentire la carta, poter sentire l'odore, vedere Siamo le legati alla carta, questa lenze. Sì, è. bella copertina. Senti, Enzo, progetti futuri, l'ottava creatura è in gestazione. L'ottava creatura, a dire il vero, ha solamente bisogno della copertina, Della quindi non copertina. appena da Possiamo Catania mi anticipare danno qualcosa? No, l'ok, non sì. possiamo. Che ne so, il tema, il E il tema titolo. è la fine della trilogia, perché c'è stato l'epoca del buio, le luci, la terra del caos, e poi c'è questo qui Quindi torniamo un po' che indietro e chiude recuperi un totalmente. po' Sì. quella che è il tuo inizio. Si intitola Le luci del mondo nuovo, che anche per chi è appassionato di lettura capirà il leggerissimo omaggio al grande Aldous Huxley con il suo Il mondo nuovo e il ritorno al mondo nuovo, che è uno dei primi libri distopici, quindi direi che con quello che ho fatto io in questa trilogia ci sta veramente tanto. Bene, Enzo, mi sembra che abbiamo detto un po' tutto in questa presentazione che abbiamo voluto fare qui attraverso le telecamere di costaviolanews.it. Questa intervista, questa presentazione va in onda, andrà in onda naturalmente sul canale YouTube di costaviolanews.it, sui canali social, Facebook e anche su quelli personali di Enzo Laurendi. Poi a mano sarà divulgata e quindi chiunque potrà vederla ed ascoltarla. Non so, devi dire ancora qualcos'altro, ringraziare qualcuno anche per questo lavoro che hai fatto. Io naturalmente ringrazio New Media Digitale di Santino Dato che ci ospita qui e che ci dà la possibilità di registrare questa presentazione. Beh, io devo ringraziare innanzitutto appunto Santino, perché mi ha ospitato qui la copertina. Io l'ho praticamente costruita con Photoshop in queste sale, usando delle foto che ho fatto io 2 anni fa, quando sono stata ad Amsterdam. E
Io dovrei ringraziare in particolare Viosana Loca perché è una mia amica albanese che ha praticamente, diciamo, ispirato sia il nome che le origini della coprotagonista, perché mi ha spiegato l'etimologia del nome e da lì sono partito io a fare tanti collegamenti e le mie associazioni di idee classiche, insomma. Bene, seguiteci perché naturalmente questo vuole essere, diciamo, un po' il primo appuntamento che noi come costaviolanews.it vogliamo fare con i libri, libro Nutrimento dell'Anima, quindi con Enzo Laurenti cercheremo anche di realizzare appuntamenti di questo tipo con libri magari di autori diversi e naturalmente saremo pronti anche a presentare quella che è l'ottava creatura di Enzo. Io vi ringrazio, naturalmente ringrazio tutti coloro che ci seguono giornalmente sulle pagine di Costa Viola News. News.it sul portale, sui canali social e su YouTube. Su YouTube abbiamo avuto la soddisfazione di superare le 1000 persone che ci stanno seguendo, siamo intorno a 1030. Naturalmente continuate ad iscrivervi al nostro canale perché sarete aggiornati quotidianamente su quanto succede all'interno del territorio della Costa Viola, ma non solo. I libri sono importanti, soprattutto per le nuove generazioni. Enzo, leggo poco, quindi è necessario che su questo noi, come costaviolanews.it, ma soprattutto anche Enzo Laurenti che sente molto questa problematica, continueremo un po' a lavorarci e naturalmente a tenervi compagnia. A me non resta che salutarvi, ringraziare Enzo Laurenti e darvi appuntamento alla prossima iniziativa che faremo con questa rubrica, i libri Nutrimento dell'Anima. Oggi abbiamo presentato il libro di Enzo Laurenti, La fioritura dei tulipani, lo potete trovare contattando direttamente Enzo e naturalmente lo potete trovare anche su Amazon perché ormai, diciamo, i tempi moderni impongono un po' anche questi canali. Io vi ringrazio ancora, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Samo volje biti falšu.